Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Come state? Beh, spero tutto bene, maggior ragione dopo una serata come quella di ieri, perché ieri sera si sono viste delle cose molto interessanti, diciamo così, diciamoci la verità. Ed è per questo che in questo video non parleremo di fagioli. Ho letto quello che è venuto fuori, ho letto quello che sta succedendo, ne parleremo poi successivamente, anche se sono discorsi extra campo questi che mi interessano fino a mezzogiorno. Lo dico proprio sinceramente fuori dai denti, però andremo a trattarlo in un contenuto a parte e dedicato. Io ieri sera non l'ho vista in diretta, non ho visto l'evento in diretta, o almeno non l'ho visto tutto sin dall'inizio. Ogni tanto riuscivo a collegarmi, grazie ai ragazzi che mi hanno scritto su Twitter che era anche su Cielo e non soltanto su Sky, perché Sky non ho l'abbonamento e quindi ogni tanto mi collegavo in streaming con Cielo. Ieri sera avevo altro da fare, sempre su Twitter. La gente avrà visto che cosa ho fatto ieri sera. Poi mi sono andato a recuperare comunque tutti gli highlights della partita, perché era molto molto interessante. Però anche solo quando gli ingressi dei calciatori, che è un'altra parte che mi sono recuperato, o quando parlavano determinati personaggi e scherzavano, perché poi tutti i pezzi delle interviste sono stati ricaricati sui vari social, quindi ho fatto una sorta di collage e mi sono emozionato con un collage non vedendolo in diretta. E non oso immaginare chi l'ha visto e chi l'ha visto dal vivo e chi l'ha vissuto e chi l'ha vissuto, perché mi sono emozionato anche solo a vedere Shade lì, a vedere Michele degli Autogol, a vedere Luca Campolunghi. Sono tre amici, tre ragazzi con i quali ho avuto la fortuna di giocare proprio rappresentando la Juventus, e saranno stati super super emozionati e se la sono goduta proprio da protagonisti, quindi bene per loro, sono molto contento per loro. E poi le emozioni per tutti i grandi del passato, da quelli che ho magari soltanto sentito nominare, perché purtroppo sono nato troppo tardi per poter rivivere al 100% e comprenderli al 100%, o anche solo a chi ho vissuto effettivamente, giocatori come Mandzukic, come Vrà per dire, come Barzagli, Marchisio, Matri, giocatori comunque abbastanza recenti nella storia della Juve, altri che ho amato alla follia, vabbè, non sto nemmeno a citare il capitano Alessandro Del Piero. Mi è dispiaciuto tanto non vedere tutta la rappresentanza di quei calciatori che sono scesi nell'inferno della Serie B nel 2006, David Trezeguet, Buffon, ovviamente oltre a Del Piero, Nedved, Camoranesi, Giorgio Chiellini. Sarebbe piaciuto vederli lì, perché si meritavano di essere lì tutti insieme, i cinque più Chiellini, Marchisio. Marchisio c'era, ma all'epoca non era ancora un calciatore formato, e credo che poi quel passaggio, quel campionato cadetto sia stato anche un po' la catapulta che è andata a lanciare Marchisio. Ma ci arriviamo a parlare anche dei singoli, perché voglio commentare un pochettino i gesti tecnici di questa partita, che potete ritrovare ricaricata, mi pare, sul canale YouTube della Juventus. Ci sono proprio gli highlights. La cosa più significativa, forse toccante, forse bella, profonda, è stato il minuto di silenzio al minuto 9. Ragazzi, da brividi, da brividi. E io riesco ancora a emozionarmi davvero senza aver vissuto Gianluca Vialli. Io Vialli non l'ho vissuto da calciatore, l'ho vissuto da opinionista, l'ho vissuto da membro dello staff della nazionale che ha vinto l'europeo, l'ho vissuto da leggenda. Dato che ieri si parlava di leggende, Vialli lo è per forza di cose, e quel minuto di silenzio al nono è stato profondo, è stato bello. Maggior ragione perché lì c'erano tanti che Vialli l'hanno vissuto davvero, l'hanno amato, sono stati al servizio del capitano dell'ultima Champions League. Ci sono state anche cose che mi hanno innervosito, vi dico la verità. La domanda di Di Marzio ad Antonio Conte sul futuro. Why? In un contesto del genere, in un momento del genere, why? Ma che va bene, andiamo a parlare di Napoli in un momento del genere, va bene. Io non li ho sentiti perché non ho visto la clip, ma anche Lello mi ha confermato che c'è stato qualche fischio. Lello era là e l'ha visto dal vivo. C'è stato qualche fischio nei confronti di Massimiliano Allegri, inopportuni tanto quanto la domanda di Di Marzio. Signori, ma
ci sono dei contesti decisamente più appropriati per esprimere dissenso, non la festa dei 100 anni della presidenza Agnelli in cui ci sono tutte le leggende della Juve e l'unico obiettivo è ricordare la Juve degli anni passati, e la Juve degli anni passati è stata anche quella di Max Allegri, e questa è una cosa che non cambierà mai. Quindi in una serata del genere esprimere dissenso nei confronti dell'allenatore, secondo me, è sinonimo di barbarie. Non credo che sia il contesto giusto. Poi ognuno è libero sempre di fare quello che vuole, così come io sono libero di esprimere il mio giudizio. Vi faccio un esempio: Antonio Conte, dopo che è andato all'Inter, devo dirvi la verità, non è che mi stia così tanto simpatico, assolutamente no. Eppure sono stato felicissimo di vederlo lì, di vederlo con la maglia della Juve, di vederlo sorridere con addosso la maglia bianconera, per un motivo: è stato storia della Juventus, ha scritto la storia della Juventus. Avessero fischiato Conte perché è andato a allenare l'Inter, dando a sovrascrivere tutto quello di buono che ha fatto per la Juve, come sarebbe stato eccessivo. E la stessa cosa vale per Max, che tra l'altro non è andato all'Inter. Andare all'Inter credo che sia comunque ancora peggio di non essere la miglior versione di se stessi all'interno di un secondo ciclo alla Juve. Però sono sempre mie considerazioni sparse, che siate d'accordo o meno, non mi interessa, questo è quello che penso. Il gol più bello che ho visto ieri sera, c'era Del Piero, c'era Zidane, c'erano degli attaccanti come Matri e Mandzukic, c'era gente che veramente ha scritto la storia della Juventus, ha segnato gol importantissimi per la Juve. Il gol più bello è di Torricelli. Il gol di Torricelli è meraviglioso, quando l'ho visto ho fatto what? Grandissimo. Poi si è emozionato anche lui, ho sentito che parlava della sua storia e che ringraziava Trapattoni. Bello, è bello sentire questi aneddoti, questi ricordi, soprattutto per quelli come me che non hanno potuto vivere quei momenti, che hanno sempre solo sentito raccontare. Sentire i protagonisti che ne parlano è stato qualcosa di veramente positivo. Una serata che ci voleva, e se da qualche anno a questa parte siamo un po' delusi dal rendimento della Juve, quando c'è da dirlo, c'è da dirlo. Brava Juventus, veramente brava Juventus, perché ho organizzato un evento meraviglioso e mi è dispiaciuto tanto non esserci andato. Potevo veramente impegnarmi un po' di più, anche se in questo periodo facevo un po' fatica, perché probabilmente questa cosa me la porterò dentro per un bel po'. Dovevo andarci, mannaggia me. Matri da tripletta, ancora in forma il Mitra Matri, così come Marchisio, ha fatto due gol. Marchisio, quello al volo di sinistro meraviglioso, poi ha fatto un colpo di tacco che dava via un contropiede che mi ha ricordato un po' Berlino. Marchisio e Matri ancora in forma, sono tra quelli che hanno smesso da meno tempo, tra i più giovani, quindi magari anche solo fisicamente tenevano di più. Poi Del Piero che torna al gol, è una magia ed è bellissimo. Un'altra magia, a parte il gol, che è stato un gol non da lui, ma i tocchi del pallone di Zidane con la maglia bianconera addosso. Io che non ho potuto viverlo veramente, Zidane, io sono nato nel 92, anche se hai visto 3 partite in croce, o anche se le hai viste tutte, non ti rimane, ha sempre solo recuperato le clip. Vederlo adesso, nonostante gli anni, nonostante la professione diversa, nonostante tutto, è magia, è veramente magia. Cavolo, come la tocca, come tocca il pallone Zizou, che bello Zinedine. Così come è stato bellissimo vedere Ravanelli mettersi la maglia in testa dopo il gol, mi è venuta la pelle d'oca, perché è un simbolo il gol di Ravanelli, no? Un po' come il gol di Morata, come il gol di Mandzukic, ma è un simbolo ancora più potente, perché è il simbolo. È il simbolo della Coppa dei Campioni. E quel tridente della Coppa dei Campioni, Vialli, Ravanelli e Del Piero, due ieri sera c'erano, l'altro purtroppo no, anche se probabilmente era presente, anche lui era lì, era un invitato e aveva un posto tutto suo, un po' come Del Piero che dice non me ne sono mai andato. Molto bello, veramente una frase molto bella di Del Piero. Quando gli chiedono ti aspettavi di tornare, e lui ha detto non me ne sono mai andato. Meraviglioso vedere Del Piero reinserito all'interno di questi eventi Juve, che era da un po' che era stato escluso. Invece nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni, Del Piero è tornato in auge come nome Juventus. Questa cosa mi fa molto molto piacere. E poi c'è il gol di Ciro Ferrara, da mani nei capelli, divertentissimo, troppo brutto per essere vero. Eppure anche Ciro si iscrive alla lista dei giocatori che hanno segnato all'interno di questo evento. E quindi signori, niente,
Volevo semplicemente spendere qualche minuto per raccontare un po' la mia emozione, perché credo che sia giusto ogni tanto fermarsi e raccontare qualcosa di diverso semplicemente dalle partite, da tutto quello che facciamo qui sul canale. Quando ci sono queste serate viene fuori l'orgoglio, viene fuori davvero l'amore e l'affetto che si nutre nei confronti di una maglia, dell'amore che si nutre nei confronti di una squadra, ed è stato meraviglioso fare questo tuffo nei ricordi e vedere tanti personaggi, tanti volti di persone, di calciatori, di allenatori che hanno scritto veramente pagine importantissime nella storia della Juventus, e sono quelle pagine che ci portiamo dentro anche in questi momenti un po' più duri, sperando di tornare a scrivere nuovissime pagine all'interno di un nuovo libro della storia complessiva della Juventus, anche perché ce lo meritiamo. Concludo dicendo che ha parlato anche Elkan, e anche ieri vi dicevo che mi sarebbe piaciuto analizzare le parole di Elkan in un video. Come vedete non possiamo sovraccaricare, anche perché poi nei commenti mi bacchettate: no, troppo lungo, ma io non ce li ho 20 minuti, quindi cerco di essere un po' più sintetico del solito, anche se anche quando sono sintetico andiamo oltre i 10, mi perdonerete, e quindi non voglio sovraccaricare con le parole di Fagioli, le parole di Elkan. Oggi andava fatto veramente un video sulla Juventus, perché troppe volte parliamo dei singoli, invece la Juventus è composta da tanti singoli e non ci sarà mai un singolo più importante della Juve.